Senza fine le criticità del sistema ferroviario, l'allarme della CISL, sui treni manca il personale, oggi l'ennesimo disagio con carrozze affollate. Chiude il passaggio livello di montagna in Valtellina, il 25 giugno, via i lavori per il sottopasso ciclopedonale, l'opera conclusa a settembre. La prima prova della maturità promossa dagli studenti di Sondrio, il tema più scelto, il saggio breve, domani la seconda prova, sui banchi in 1400. In Valtellina presto 15 sentieri accessibili. Il progetto Tutti Dappertutto coniuga l'esigenza sociale alla valorizzazione del territorio. La Valmalenco Ultra Distance Trail pronta al via. Il 21 e 22 luglio la seconda edizione. Novità, partenza alle 23 e un nuovo bivacco per gli atleti. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del notiziario di Tele Sondrio News. Piove sul bagnato sul sistema ferroviario. Oggi l'ennesimo disagio per i pendolari costretti a viaggiare in piedi su carrozze affollate. E le prospettive all'orizzonte sono tutt'altro che rose. Sui convogli infatti manca il personale e la CISL lancia l'allarme. Vediamo. Guasti, ritardi, cancellazioni e persino aggressioni. Le criticità del settore ferroviario sembrano non finire mai. Questa è la situazione odierna sul treno Coradia partito da Milano con destinazione Tirano delle 12:20, carico di turisti. Il convoglio, che può essere dotato di due moduli da 200 posti ciascuno, è partito invece con uno solo, costringendo i passeggeri a viaggiare schiacciati come delle sardine. Risale invece solamente due giorni fa l'ennesimo malfunzionamento di un convoglio costretto ad arrestare la sua corsa fra le stazioni di Lierna e Varenna. La causa? Un probabile danno alla linea di rete ferroviaria italiana. Inevitabili ritardi e le cancellazioni che a cascata hanno interessato anche i treni sulla direttrice Tirano-Milano. E come se non bastasse, all'orizzonte si affaccia un'altra nube altrettanto nera e minacciosa. La carenza di personale. Secondo la sigla sindacale CISL, la goccia che farebbe traboccare il vaso. Indubbiamente la problematica del personale è un problema vero, perché Trenord ha carenza di personale, il periodo estivo è il periodo di ferie, quindi personale mancherà e purtroppo non c'è neanche la possibilità di ricorrere allo straordinario, in quanto i lavoratori e le lavoratrici di Trenord hanno già accumulato molte ore di straordinario, chiaramente il lavoro straordinario ha un limite. Pertanto quest'estate sarà anche un'estate, come dire, calda, anche dal punto di vista climatico magari, lo spieghiamo, ma sarà anche calda nel senso dei problemi che potrebbero esserci per il nostro trasporto ferroviario. E se da un lato si sta cercando di creare un'intesa fra Trenord, ente gestore del servizio ferroviario, e Rete Ferroviaria Italiana, fornitrice delle linee, per superare le difficoltà legate alla vetustà di convogli e rotaie, dall'altro i sindacati cercano l'aiuto della regione per ottenere un intervento celere. È inammissibile avere un servizio di questo genere, chiosa fedele. La nostra linea, sulla quale sono presenti ancora ben 70 passaggi a livello, è stata compromessa troppe volte. Il sindacato ritiene, assieme, non da solo sicuramente, ma assieme anche agli altri interlocutori istituzionali, quindi l'amministrazione provinciale, quindi l'assessorato alla montagna con il nostro assessore Massimo Sertori, e ritiene che si debba intervenire, far sentire la voce del territorio, perché un territorio che si basa sul turismo e basa la propria economia sul turismo non può avere delle carenze così evidenti sul trasporto ferroviario. Ed ora passiamo dai treni a passaggio a livello. Dal 25 giugno il passaggio a livello di montagna in Valtellina sarà chiuso per consentire la realizzazione del sottopasso ciclopedonale. L'ordinanza comunale è stata disposta questa mattina. Vediamo. 25 giugno. Questa è la data in cui verrà chiuso definitivamente al transito il passaggio a livello di montagna in Valtellina, da sempre passaggio ostico alla circolazione. La decisione è stata presa questa mattina nel corso di una riunione tecnica che il Comune e la Comunità Montana hanno indetto proprio nelle vicinanze delle barriere del Trippi, incontrando i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per stabilire le dinamiche e le modalità della realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale che collegherà via Stelvio a via dell'Artigianato. Impossibile, per evidenti ragioni di spazio, la realizzazione di un sottopasso accessibile anche ai motori. Contro tecnico operativo, perché con le ditte già incaricate dell'opera, con RFI, e ce l'ha sollecitato RFI perché vogliono avere tutto in sicurezza
per poter operare con la linea ferroviaria e anche con l'Enel e altri sottoservizi che ci sono nella zona. Tra pochi giorni dunque, via libera ai lavori della sottopasso della Discordia. L'approvazione del prospetto aveva infatti suscitato un vespaio di polemiche fra i cittadini, specialmente fra gli imprenditori in località Agneda, artefici di una raccolta firme che aveva superato quota 300. Il blocco al traffico, sostengono, relegherebbe la zona industriale al completo isolamento. Ma i vertici amministrativi e comunità montana non hanno dubbi. L'opera, in cantiere già dal 2011 dal costo di 904.000 euro, è necessaria per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Tutta la sicurezza, perché tra l'altro, visto che stando qua e che si chiude spesso il passaggio a livello, visto che comunque pedoni e ciclisti continuano a passare anche sotto le sbarre, quindi sarà un'opera che darà molta sicurezza a chi frequenta la zona. E rimanendo in tema, oggi la prefettura comunica la chiusura di 8 passaggi a livello, di cui ben 5 a Villa di Tirano. Uno presso la stazione dei treni, dove sarà realizzato un sottopasso ciclopedonale, un secondo presso il ponte di Sasso ed infine altri 3 in località Bertania, in cui sarà realizzata una strada parallela alla ferrovia. I restanti 3 passaggi a livello saranno dismessi a Berbenno, Forcola e Colorina. L'intervento stamattina è suonata nuovamente la campanella per i 1.400 studenti della provincia impegnati nella prima prova dell'esame di maturità. Vediamo come se la sono cavate i ragazzi delle scuole di Sondrio. Vediamo. È andata bene, ho fatto la traccia tecnico-scientifica, mi sono trovato abbastanza bene. La prova di oggi è andata abbastanza bene, sono contento di come è andata. Bene, bene, dai. Speriamo sia andata bene e adesso speriamo nelle prossime. Abbastanza bene, c'erano difficili le tracce. Bene, abbastanza bene. Sì, dai, la prima è andata. L'abbiamo fatta. Ma sì, dai, la prima prova è sempre un po' emozionante, però è andata. Mi sembra andata bene. Le tracce erano abbastanza semplici rispetto a quelle che ci aspettavamo e quindi siamo riusciti anche a scrivere qualcosa senza doverci pensare troppo. Bene, dai, c'erano delle tracce carine, ero indecisa all'inizio su 2, però poi alla fine ho scelto quella sulla creatività perché mi rappresentava di più e pensavo di poter dire più cose. A quanto pare il primo scoglio superato con tranquillità per i maturandi di Sondrio, che questa mattina, insieme al resto dei 1.400 studenti della provincia, hanno affrontato la prima prova dell'esame di Stato. Previsioni della vigilia quasi totalmente rispettate, anche se qualche studente è rimasto spiazzato, per i temi selezionati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Dal saggio breve sulla Costituzione, della quale ricorre il 70° anniversario, agli 80 anni dell'emanazione delle leggi razziali. Per il tema storico, la cooperazione internazionale con il quarantennale del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro. Per l'analisi del testo è stata selezionata la poesia L'amore e la solitudine, della poetessa Alda Merini, mentre per la traccia di ambito storico-politico l'argomento è stato massa e propaganda. Ho scelto la tipologia B, ho fatto un articolo di giornale in ambito socio-politico, sulle masse e sull'importanza della propaganda. Ho scelto la tipologia B, l'articolo di giornale sulla società di massa e sulla propaganda. Aspettavate le tracce che sono uscite? Speravamo qualcosa in meglio, sinceramente. Che tipologia avete scelto? Io socio-economico. Artistico-letterario. Com'è stata la tua notte prima degli esami? Tranquilla, l'ho trascorsa con la mia compagna e nulla. E dopo la fatidica notte prima degli esami, domani si ritorna sui banchi con la seconda prova specifica per ogni indirizzo. La terza prova, il cosiddetto quizzone, con domande aperte a scelta multipla su 5 materie, sarà invece lunedì 25 giugno. E per domani invece sei preoccupata? Abbastanza sì, perché comunque ho avuto un po' di difficoltà durante l'anno con la materia. Penso che la prova di domani sarà peggio rispetto a quella di oggi. Sì, anche per me sarà peggio. Adesso ci facciamo un pomeriggio di relax e poi domani vediamo, dai. Si ripassa qualcosina. I ragazzi del 99, oltre a essere gli ultimi rappresentanti del XX secolo, sono coloro che affronteranno per l'ultima volta l'esame nella vecchia modalità.
Dal prossimo anno la terza prova sarà abolita e verrà inserito il test in Valsi, che non influirà sul risultato finale, ma costituirà un requisito fondamentale per l'ammissione. L'altra grande novità riguarda l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro come parte integrante dell'orario scolastico. La formazione lavorativa sarà oggetto di verifica durante l'esame orale di maturità. Ed ora continuiamo il nostro viaggio all'interno del mondo del turismo valtellinese. Dai rifugi passiamo all'iniziativa lanciata dall'associazione Tutti Dappertutto. Obiettivo: rendere accessibili i sentieri di montagna anche ai soggetti fragili. Vediamo. Nuove frontiere per il turismo valtellinese, che si trasforma nell'arma vincente per combattere le barriere architettoniche e soprattutto culturali. Il progetto Tutti Dappertutto si consolida a Prode in Alta Valle, è l'iniziativa lanciata dall'Associazione Tecnici Senza Barriere, con l'obiettivo di rendere accessibile la bellezza delle nostre montagne anche alle persone con difficoltà di deambulazione. L'azione principale riguarda la mappatura e la sistemazione di 15 sentieri, dislocati nei 5 mandamenti della provincia, idonei a divenire accessibili e soprattutto accoglienti nei confronti dei soggetti fragili. L'obiettivo è chiaro: coniugare un'esigenza sociale alla valorizzazione del territorio. Ci sono tante iniziative un po' ovunque, ma la peculiarità nostra, che secondo noi si può fare solamente qua in Valtellina, è proprio quella di creare una cultura dell'accoglienza, nel senso, in attività in cui il turismo è diventato un'industria, in località in cui il turismo è diventato un'industria, si è persa un po' magari quella valorialità del rapporto umano, del rapporto con le persone. Capita che si va in un albergo in Trentino, trovi tutti gli ascensori, trovi comunque tutto accessibile, ma hai comunque un rapporto più freddo con chi ti accoglie. Qua in Valtellina puoi magari trovare la barriera architettonica per entrare nella trattoria, ma trovi subito la gente che si prodiga, ti mette una tavola, ti alza, ti prende, ti porta lì, ti invita a cena. Quindi vorremmo veramente far passare questo concetto dell'accessibilità come cultura dell'accoglienza. Il progetto è stato finanziato dal Bando Volontariato 2018, promosso dai Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia, dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale, da Fondazione Cariplo e dalla Regione. Attenzione, che questo progetto è talmente bello, avremo tantissime richieste, bisognerà essere attrezzati per poterle esaudire tutte. Una società come questa, dove tutti collaborano per un progetto importante che valorizza sia il paesaggio sia le persone, è veramente qualcosa di difficile da trovare. L'iniziativa prevede inoltre delle attività specifiche sull'Alta Valtellina, soprattutto attraverso una formazione mirata ai giovani. Questo progetto può essere effettivamente una possibilità per dare concretamente risposta anche nel nostro territorio e creare quindi un turismo effettivamente accessibile. Ed ora ci spostiamo nell'ospedale di Sondrio. Dopo i dati forniti ieri sui numeri del reparto di oncologia, oggi scopriamo da vicino un'attività che da 14 anni addolcisce la permanenza dei pazienti. Vediamo. Un cuscino sistemato con cura sotto la testa, una parola di conforto o il dono di una semplice caramella. A volte basta davvero poco per rendere la terapia più dolce e soprattutto più efficace. Sono una ventina gli angeli custodi che da 14 anni si prendono cura dei pazienti del reparto di oncologia dell'ospedale di Sondrio. La loro è una grande famiglia, in cui vigono soltanto due parole d'ordine: ascolto e collaborazione. Il nostro compito, spiegano, è portare un piccolo spiraglio di luce a chi spesso perde la speranza. E non è un caso se molto spesso capita che fra gli stessi volontari c'è chi ha subito sulla propria pelle l'esperienza della malattia. Ognuno di noi c'è un motivo particolare perché lo ha passato in persona, lo ha sofferto in persona, o un parente vicino, o semplicemente perché vuole aiutare, collaborare con queste persone che vengono e soffrono. Non solo ascolto, ma anche letture e momenti di relax grazie al bar del sollievo e alla mini biblioteca realizzati proprio all'interno del reparto. Per diventare volontario, oltre ad avere un cuore grande, bisogna seguire un corso di formazione specifico. Affiancare malati oncologici è un impegno da non sottovalutare.
Per questa ragione, le attività del gruppo sono coordinate dalla psicologa Katia Dall'Agostino. Si prende visione quando è serio di quello che c'è, no? Se stanno tutti dormendo, allora si lasciano dormire. E se no, si aspetta un momento, poi ci può essere quel parente fuori o che viene fuori. E poi, insomma, qualcuno mi ha insegnato di chiedere non come stai, ma come va. E questo vedo che funziona molto, no? Perché uno è più disponibile a parlare. Questo reparto, conclude il dirigente Alessandro Bertolini, non sarebbe lo stesso senza la forza dei nostri volontari. Abbiamo 14 volontari che entrano in ospedale con la qualifica di volontario di compagnia, lo fanno da 14 anni, abbiamo avuto un certo turnover perché è giusto che anche i volontari vadano in pensione e vengano sostituiti da altri, si occupano dei malati, dei bisogni dei malati, danno un supporto a tutte le attività del reparto e sono una colonna portante tra quelle che ci sono. E ora passiamo a tutt'altro argomento. Tutto pronto per la seconda edizione della VUT, la Valmalenco Ultra Distance Trail, in programma venerdì 21 luglio e sabato 22. Fra le novità dell'ultra da 90 km, la partenza anticipata e un bivacco ad hoc sul percorso. Vediamo. Doveva essere un appuntamento biennale, ma il successo del debutto è stato tale da convincere il comitato organizzatore a riproporre la seconda edizione già nel 2018. Tutto pronto per la Valmalenco Ultra Distance Trail, l'ultra trail da ben 90 km e 6.000 metri di dislivello, disegnata fra le vie e le creste dell'Alta Valmalenco. La prova, nella duplice formula individuale staffetta da tre elementi, vedrà impegnati gli atleti per ben due giorni, da venerdì 21 luglio a sabato 22, e toccherà ben 15 rifugi. Novità di quest'anno, partenza alle ore 23, sul percorso sono stati fatti delle piccole operazioni sulla sicurezza e porto tutti gli spettatori a venire a incitare gli atleti il giorno 20 fino al giorno 21 in Valmalenco. Nonostante le iscrizioni chiudano il 1 luglio, sono già 300 i partecipanti, suddivisi fra 54 staffette e 130 corridori individuali. Tetto massimo per motivi di sicurezza, 460 atleti. Un occhio alla sicurezza, 200 volontari, tra cui Croce Rossa, soccorso alpino della Guardia di Finanza, 5 medici e tutta una serie di civili, oltre a 15 rifugi, e tutti gli atleti saranno monitorati tramite un sistema GPS. Altra novità dell'edizione 2018, l'allestimento nella Valle dello Scherchen di un bivacco donato dall'imprenditore Tiziano Dalla Cagnoletta. Obiettivo, fornire un ulteriore punto di ristoro e riferimento per i concorrenti impegnati in questa sfida leggendaria. È un dono, ma è un dono che faccio veramente con piacere, tutto lì. L'evento non vuole soltanto essere una competizione sportiva, ma un vero e proprio biglietto da visita della montagna valtellinese. Per questo la manifestazione avrà il patrocinio di Comunità Montana, Valtellina di Sondrio e Regione Lombardia. E con questo si conclude il nostro notiziario. Vi auguro buona serata e risentirci alla prossima edizione. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna, da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna, abbigliamento, borse, accessori e calzature, a Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari, l'idea che non avevi in testa. A Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19. Giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.